Eccoci qua in diretta su Lost Talk. Questa è la dodicesima puntata, eh? Ciao Valentina, la dodicesima puntata, grazie Ilaria, già stai qua. Ecco Simone. Sham e Marzia, stavo pensando che lo facciamo insieme, facciamo la prima Ciao diretta. Angelo, buonasera. Eccoci qua. Eccoci qua, di Oggi è nuovo. una giornata strana, no? Sì, Un po', ma non manco più così. come ieri, è un po' così. Un paio di giorni nuvoloso, anzi ieri pioveva parecchio, insomma, un po' moschetta, però dai, non ci perdiamo d'animo. Allora, è stata bella ieri, no? La diretta da Bangkok. Bella ieri la diretta con Mattia Baldi, un piccolo riepilogo. Mattia Baldi è un fotografo pubblicitario che vive da diversi anni in Asia. Ci ha fatto un po' il punto di quello che è la situazione attuale sia in Cina, sia a Singapore che in Thailandia, Bangkok. E, situazione attuale e anche capacità di reazione dei singoli paesi a questa crisi. Poi ci ha raccontato molto della sua esperienza personale. È stato molto È interessante interessante, no? questo. Perché tutti diciamo, però certo, se fossi andato a vivere in Oriente come sarebbe andata, ecco. Io ho trovato interessante questa cosa, no? Quando siamo stati in Cina, io ho avuto questa sensazione di essere capitato non in un altro paese, ma in un altro pianeta. Più o meno, la Cina è l'unico posto che mi ha dato questa sensazione. E E pensa quanto è sentire cambiata da quando ci siamo andati noi. quanto sia cambiato così velocemente in questi anni è stato strano. Già standoci, ti rendevi conto veramente che la mattina ti svegliavi e c'era un grattacielo che il giorno prima non c'era, e non è una frase fatta, è proprio così. Però sentire tutte queste cose è stato molto interessante, devo dire. Allora, ripetiamo la solita cosa, il Lost Talk intanto si occupa di fotografia, quindi tutte le persone, anche quando non sono strettamente fotografi, ma giornalisti, designer, comunque si occuperanno di fotografia e ci racconteranno di fotografia. Esistevamo già da prima e continuiamo, speriamo, a Da un esistere noi, no? anno e continuiamo. E chi abbiamo? Oggi Abbiamo degli abbiamo... appuntamenti di questa settimana. Bene, oggi Claudio Corrivetti di Postcard Edizioni. Un editore, ma è anche un fotografo. Non so, ora glielo chiederò. Non so se lui fotografa ancora, però insomma, io l'ho conosciuto come fotografo. Quindi ci interfacceremo con un editore che ci spiegherà come gli viene in mente a uno di mettersi a fare libri di In fotografia. questo momento, adesso vediamo. In Poi a seguire Angelo Turetta, grandissimo fotografo di cinema, Antonio Marras, grande, grandissimo stilista e designer, Antonio Mancinelli, caporedattore di ricordiamolo, Mercure, caporedattore di Marie e non ti dico che ti sto organizzando per la Claire. Per prossima la prossima settimana. settimana, ma già abbiamo Abbiamo un adesioni? mezzo elenco, già abbiamo un mezzo elenco. Bene. Va bene, io spero che... Ah, eccolo qua, Oscar ci sta seguendo, quindi Claudio, Simone, ti saluto, Molto bene. ci vediamo A domani. domani allora. Ciao. Poi voglio che, che domani racconti un po' di quella roba che stai facendo con la webcam, eh? D'accordo. Va bene, ricordatelo. A domani. Ciao. Eccoci qua. Aspettiamo Posca. Se vi chiedete chi è Simone Passeri, se non lo conoscete, Simone Passeri è un fotografo, collaboriamo, è stato mio studente, collaboriamo penso dal 96. Quindi insomma sono un po' di anni che collaboriamo insieme. Eccoci qua, Madonna mia, Claudio, di una velocità da fare invidia, eh? Non te lo dico, grazie Ilaria, che sta facendo. Eccoci qua. Che Ehi, ciao, hai visto chi? piacere, che piacere questa cosa. Per me ogni giorno comunque rivedo un amico, si parla di fotografia. Devo dire, mi salva la giornata, è un po' un impegno che bisogna fare, capito? Quindi è... Se sapevo dipingevo di verde il retro, No, no, perché io ho visto che c'avete tutte le librerie.
Lo so. Io le librerie ce l'ho sopra, quindi mi rimane insomma questa cosa Tiffany che hanno dipinto una volta che hanno fatto l'ultimo film che hanno girato qua, hanno deciso di dipingere in un colore, come dire, acceso. Allora, Claudio Corrivetti, intanto, dove stai? Ora stai a studio. A studio, è l'unico posto dove posso ritirarmi, una specie di monastero. Tu ti puoi muovere da casa a studio? Sì. Sei a Roma? Sto a Roma. Come l'hai passata? Come stai passando? No, a me, devo dire sinceramente, mi ha fatto piacere la frenata. Sì? Sì. Racconta un po'. Mi ha fatto piacere perché stavamo correndo troppo, diciamo, un po' tutta l'Italia, però insomma noi avevamo 2-3 libri in uscita, forse 4, 2-3 presentazioni fatte anche con mostre. E perché tutto... sei contento? Si è bloccato tutto? No. Ti sentono i fotografi, figurati. No, non finirà. È stato posticipato, cioè quando uno dice sì, lo dice sì a settembre, un sì a ottobre, un sì a novembre, poi se casualmente le mostre sono tutte quante ad aprile, quei sì diventano pesanti, capito? Perché spiegala questa cosa, in realtà non la so manco io, quando tu editi un libro è sempre legato a una mostra? No, ma è stato un caso che c'erano, che ci fossero... In lavorazione 2-3 cose che sarebbero dovute diventare al Museo di Roma in Trastevere, all'ICCD, insomma, tipo 3 mostre che sono state posticipate. Non si sa quando, però. Cioè, non sei preoccupato di questo? Devo essere sincero? No. Cioè, non so meglio. No, ma io ho tutti amici così. Io ho amici che c'hanno, che ne so, che campano affittando Airbnb, ma grossi, e dico, ma non stai sbroccato in questo momento? Cioè, dice, ma no, ma mi riposo un po', ma come ti riposi un po'? No, nel senso che io non è che mi sto riposando appunto da questo stress di arrivare in tempo, a fare il libro, che normalmente i libri fatti per le mostre, c'è proprio una specie di legge, arriva un'ora prima. Non sono mai riuscito. Arriva un'ora prima, quindi è sempre così. Beh, ma anche le stampe arrivano un'ora prima. Le stampe un'ora prima. E questa cosa poi, 1, 2, 3, 4, più tutto il lavoro di libreria. E quindi questa frenata, questa chiusura che corrisponde a tutti quanti, io l'ho vissuta come una specie di benedizione da un certo punto di vista. Sinceramente, guarda, è una sospensione. E poi non è che non fai nulla, capito? Cioè, ti rigodi certe cose, io sto chiudendo tutti questi libri, sto lavorando. Sto andando a lavorare, anche perché le case editrici possono lavorare, no? Io ho lavorato con una casa editrice, ora, cioè, si può lavorare. Sì, c'è il commercialista ha detto che possiamo essere aperti. No, quindi... E puoi anche, insomma, voglio dire, puoi anche andare in giro e fotografare. Anche c'è il nostro buon Dario Coletti che ha fatto anche un servizio, un lavoro, che la maggior parte dei fotografi oggi, molti vanno in giro a documentare, no? Sì. Beh, Coletti ha lavorato con me, quindi lo so. Ok. Senti una cosa. Quindi lo stai passando tra casa e studio. Hai detto che alcuni progetti sono bloccati. Diciamoli pure, ti puoi fare pubblicità. Che progetti erano? O sono? Non vuoi spoilerare. No, non è quello. C'è un lavoro di Massimo Siracusa su Roma che doveva essere appunto presentato a metà aprile al Museo di Roma in Trastevere. Quindi questo tutto cambia. Non sappiamo appunto quando, hai ragione, non sappiamo quando sarà. Però è rimasto tutto bloccato, non c'è nemmeno la stampa, è tutto da ridecidere. Le tipografie sono chiuse? E lavorano molto a scartamento ridotto, personale che sta in cassa integrazione o comunque... Cioè, una tipografia è tremendo. Ho lavorato in una tipografia ultimamente che hanno 80-90 persone e hanno da lavorare sempre, notte e giorno, per cui una volta che c'è questa frenata ho sentito tipografi a cui è saltato tutto
un programma di cose grosse, 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 non i libri di fotografia, ecco, sono gli ultimi libri di fotografia. E ma ne parliamo, però partiamo un po' da te, noi ci siamo conosciuti, io ti ho conosciuto fotografo, eri partita con la Postcard, forse no? No, facevo il freelance. Io ti conosco come fotografo, ti ospito per una mostra durante il festival. Ah sì, lì ero già, sì, però lì ero già diventato editore, però. Eri già diventato? Sì, sì, quella bella mostra... Quello spazio bellissimo. Quello dico, qua è questo. No, dico, facemmo una mostra molto bella. Era... Certo, al tempo era più vuoto, ora è più pregno, diciamo. Era il 2006, ti ricordi? Non so che edizione fosse del festival, forse la quinta, la sesta, una cosa... E c'era una mostra diffusa, ti ricordi? Era un inizio di mostre diffuse. E quindi inauguravo questa mostra da te su questo libro su Venezia, che è uno dei libri a cui sono più affezionato, perché ero io come fotografo insieme a Leonard Fried. Dillo, diciamolo. Sì, vabbè, è la mia perla nel curriculum, la perla umana più che altro, perché comunque... Sono contento di avere... parte della tua perla, insomma. Sì. E niente, conobbi casualmente Leonard Fried in una mostra, proprio casualmente, stavo in una mostra a Via Panisperna, ACTA, la galleria ACTA, ti ricordi? La conosci, no? Certo. C'è ancora? E quindi mi ricordo che sono entrato perché stavo andando lì a fare una consegna, entro, c'era della gente e vedo una mostra di fotografia. E poi sento dire dalla signora che organizzava, dalla proprietaria, che diceva a una sua amica, c'è anche Leonard Fried. Allora io mi giro e siccome lo conoscevo di faccia dalle foto piccoline che si pubblicavano su Progresso Fotografico, lo riconosco, era uguale, con i capelli più grigi. Allora mi presento, gli do la mano, gli faccio i complimenti e gli dico che... mi avrebbe fatto piacere regalargli un libro che in quel momento io avevo pubblicato, un libro su Napoli in bianco e nero. E quindi lui mi disse che andava a mangiare a Via dei Serpenti e quindi corsi direttamente a casa per apprendere il libro. E avevo una Panda Van in quel periodo e c'era mia moglie. Una Panda? Una Panda Van. Qual è la Panda Van? Non ce l'ho presente. È il van più piccolo che c'è. Cioè, metà sulla Panda e metà dietro c'è un cancelletto, ci porti il materiale, no? Sì. È un piccolo furgonato, il più piccolo che ci fosse. Dopo la Panda c'è l'ape. E quindi c'avevi questa Panda? C'era mia moglie incinta e dissi che avevo conosciuto questo fotografo famoso e... siccome lei parlava inglese bene, io no, insomma, comunque, e le ho chiesto se mi accompagnasse. Quindi lei è salita e siamo andati a questo ristorante. Dove non eravate invitati? No, io ero andato lì per portargli il libro e salutarlo, basta. Ah. Però, vabbè, è così, insomma. Così si fa. Entro dentro, c'era un sacco di... c'era la signora... C'era pure Maria Albarusso che non conoscevo, ma poi l'avevo riconosciuta dalle foto. E poi un sacco di persone, la maggior parte anziane. E quindi io do questo libro a Leonard Fried, lo saluto, volevo andare via. Questo libro passa di mano in mano e tutti quanti fanno i complimenti a Leonard Fried del libro, no? Come se, cioè, erano così rimbambiti che non capivano che il libro non era di Leonard Fried. Cioè, tu gli hai dato un libro tuo? Sì. E gliel'hanno tolto dalle mani a Leonard e passava queste cose e facevano i complimenti a lui. Che belle foto che hai fatto a Napoli. Cioè, era veramente rimbambiti. Surreale come cosa. E poi io mi vergognavo di questa cosa. Poi sono andati tutti via, siamo rimasti io, mia moglie e Leonard dalle 10 fino all'una di notte a prendere gelati, a bere delle cose così. E siamo andati via, ci ha cacciato il ristoratore, insomma, siamo rimasti a parlare di tante cose, bellissimo. Poi quindi si era fatto tardi, io l'ho accompagnato a casa e ho caricato mia moglie dietro la van, cioè lei era incinta, l'ho messa dentro dietro il furgonato e ho accompagnato. E quindi questo è
E quindi, la parabola, quindi... di questo, i fotografi sono tutti delle merdacce, come esatto. No, quindi poi lui mi lascia il suo telefono e mi dice che sarebbe tornato a Roma qualche mese dopo. Lui mi chiama, andiamo a pranzo, facciamo amicizia. E poi un giorno, passeggiando, lui era venuto a casa mia, ha dormito a casa mia, così ha visto anche delle mie foto. E presi coraggio e dissi se a lui avrebbe fatto piacere fare un lavoro con me in Italia. Ci vuole coraggio per andare da un fotografo, un conto, e dirgli magari ti faccio una mostra, un conto e dirgli facciamo un lavoro a quattro mani. Sì, ma mi avrà trasmesso lui una stima, non lo so, perché lui aveva visto le mie foto, si era, insomma, non so, c'è stato qualcosa come di fraterno, non lo so. Non era una... avevo dubbi su questo, però dico, io so che mi avrebbe dato un sacco di stimolo, e lui ha accettato, e all'unisono abbiamo pensato a Venezia, la città più difficile, e quindi poi ci siamo visti l'anno dopo. Siete andati in contemporanea, non mi ricordo. Sì, nel 2004 noi abbiamo organizzato 4 viaggi in un anno, nelle 4 stagioni, ma non c'entra niente Vivaldi, però insomma nelle 4 stagioni. E noi ci vedevamo, appuntamenti, facevamo una telefonata intercontinentale e dicevamo ci vediamo lunedì pomeriggio alle 5 a Campo Santa Margherita. E noi ci trovavamo a Campo Santa Margherita alle 5. E lui aveva preso il treno, l'aereo da New York a Parigi, Parigi, Milano, Milano-Venezia. Cioè, appuntamenti più precisi di quelli che si fanno quando noi andiamo a prendere la scuola con gli amici. Bellissimo, dormivamo insieme in 2 camere separate in un albergo, in un monastero lì vicino, insomma, alla stazione di Venezia. E ogni giorno facevamo colazione insieme, partivamo, ci si vedeva per pranzo e poi ci si vedeva per cena. Si parlava di tutto e lui parlava piano con me in inglese, io lo capivo e anche lui capiva me. Mi sembra che un lavoro a cui sei affezionato ancora, no? Sì, ma poi ho visto all'opera un fotografo veramente incredibile. Io, questo libro contiene un centinaio di foto sue e un centinaio di foto mie. Io all'inizio volevo farlo anch'io in bianco e nero, poi ho detto non è possibile. Le ho fatte a colori io e lui le ha fatte in bianco e nero, proprio per separarle e anche per rispettare appunto che il suo bianco e nero fosse focalizzato e fosse comprensibile, e non mi ha fatto mai vedere i suoi provini, perché ho visto delle foto, vedevo che faceva delle foto che non ho mai visto. Lui su 25 foto in ogni stagione magari me ne portava 30, capito? Le sceglieva lui, io mi fidavo e quello era. Senti un po', quindi avevi appena però già iniziato, mi stai dicendo, perché poi il libro l'hai edito tu, no? Quello già... Era già 10 anni che facevo l'editore, quindi no, l'ho fatto consapevole, una edizione anche molto costosa, perché ho fatto 3.000 copie. Era un bel tomo, ce l'ho su. Sì, lì, anche lì ho esagerato, non avrei fatto 3.000 copie. Oggi non lo faresti così. No, non 3.000 copie. Senti, racconta un po' questo passaggio, perché è interessante, un fotografo... Tu hai avuto anche un buon successo commerciale, diciamo, no? Quindi sì. Le cose andavano benino, invece di spararsele in vacanza, decidi sì. di mettere questi soldi. È successo proprio perché lavorando in molte situazioni, no? Anche lavori proprio commerciali, avevo messo da parte un po' di soldi. E continuavo a fotografare anche Roma, comunque. Io durante la settimana, un giorno, 2 giorni, andavo in giro. Per cui avevo accumulato foto che a volte avevo venduto e poi anche cose mie personali. E quindi mi è venuta voglia di fare un libro su Roma. Io già compravo libri, tantissimi libri per studiare, così. Quindi mi piaceva proprio questo tipo di utilizzo delle fotografie, no? E allora, non so per quale motivo... non mi è venuto assolutamente in mente di andare da un altro editore a proporre il lavoro. Lo volevo come ce l'avevo in testa, capito? Cioè, avevo un certo tipo di... Però questo, per esempio, ci sta, che io decido di farmi un libro e me lo pago, diciamo, no? Sì. E questo rientra in una... No, però... che però molti fotografi era... fanno, no? Cioè, una cosa sì, però... Il pensiero non era il self-publishing di oggi, che c'ha un certo senso, no?
lì non c'era il self-publishing, lì per me il libro era il libro che doveva avere dovevi essere editore e poter essere venduto in libreria perché c'era il codice barra, perché eri editore, altrimenti non entri dentro il circuito Feltrinelli, Mondadori, roba. E quindi ho fatto questo passo andando dal notaio, cioè mi ricordo il pomeriggio. E troppo ti è costato sto libro? No, tantissimo. Cioè, pensa che solo per essere nel 1994 il notaio mi chiese 6 milioni. Ah, ma io non pensavo, non sapevo che hai iniziato così presto, sai? Vedi come sono ignorante, non mi sono documentato. Sì, avevo 34 anni e quindi il notaio è una delle esperienze più simpatiche. Traumante. Perché lui ti chiede delle cose che tu sai, poi dopo te le ridice e ti chiede i soldi, capito? E quindi inizi con questo, diciamo, libro autoprodotto tuo. Roma, e è un grande successo perché lo vendo quasi tutto a Roma. Cioè, nel senso che le librerie Feltrinelli ne vendeva 20, 30, 40, 50, 60. Mamma mia. E in un anno, due anni è finito. Quindi ho fatto poi una seconda edizione, dopo due anni, poi io ho fatto una terza. Però non è questa la cosa bella. La cosa bella è che poi, la cosa bella o la cosa anche, diciamo, brutta, e che mi è preso il gusto di fare i libri, capito? Per cui... E qual è il passaggio da mi faccio il libro mio perché sono un bravo fotografo e gli altri lo farebbero male e io so come lo voglio fare, al passaggio mo faccio i libri per gli altri? Perché è un bel passaggio questo. Sì, ma perché io non l'ho fatto con quel presupposto comunque, cioè non ho fatto il libro delle foto mie più belle, capisci? Siccome già erano anni che sono stato un piccolo imprenditore, no? Facendo le cartoline, cioè avevo sempre a che fare con il Pubblico. lavoro economico, per cui non ho visto questo libro come un coronamento di una passione. Io stavo facendo una cosa mia, però doveva essere un prodotto, quindi ero un po' staccato, cioè stavo facendo l'editore lavorando con Corriletti, cioè, quindi È mi stato sono... facile sostituire Corriveti con un altro. L'ho trattato bene, però appunto era un nome, il libro vinceva più il libro sul nome, non era importante il nome, perché quello era un test che mi sono fatto io su me stesso. E poi, avendo visto che potevo entrare in libreria, essendo editore, mi hanno trattato da editore, ho detto, aspetta un po', conoscendo altri fotografi, piano piano... Chi è stato il secondo, cioè il primo dopo di te? Beh, aspetta, poi abbiamo fatto, Ah, tra parentesi, una cosa curiosa è che io all'inizio ho fatto un libro di fotografia, il mio. Poi ho fatto un libro dedicato a una sceneggiatura di film, quindi una collana cinematografica. Poi ho fatto un libro di Gabriel Cachomier dedicato a Dino Campana, collana 900. Poi ho fatto un libro mio di disegni, collana disegno, non mi Perché ricordo. qua mi scrive, Umberto, non mi sono scordato, evidentemente un amico comune, Umberto Bassetti, guarda che lui fa dei disegni bellissimi, ci scrive. Non sapevo questa cosa io. Salutiamo Bassetti, ho visto pure che c'è Lucia, che sarebbe Lucia Baldini, da San Giovanni Valdarno, che ci sta vedendo, e la saluto. E lei è stata una delle autrici, delle prime autrici, perché appunto insieme a Michela Fregona mi fece vedere un bellissimo lavoro sul tango in Italia, Ah, l'ho visto. in bianco e nero, e quello divenne un altro bestseller, 1500 copie, tutte vendute, chiamato Tangomalia, esaurito. Sì. E fu quella una bellissima. E infatti lei mi conobbe attraverso una trasmissione radiofonica dove io parlavo. Ero un editore con pochissimi titoli e addirittura quando mi chiese che libri stavo facendo, manco mi ricordavo che avevo fatto. Cioè, avevo 5-6 libri, ero emozionato, non mi ricordavo manco gli ultimi due che avevo fatto. Quindi diciamo parti alla grande. Ma insomma, parto che entro in libreria e faccio esperienza. Parto molto seriamente, ecco, cioè non c'era un discorso di self-publishing, era... Non ho capito, parti come imprenditore. Ti devo chiedere una cosa secca, ma tu fotografi ora? Allora, adesso sono un po' di anni che faccio foto con cioè l'occhio c'è sempre, non faccio le foto da un po' di anni con la macchina fotografica, quella... No, voglio dire fotografi non nel senso se fai le foto, ma se ti metti dietro un progetto, No, adesso no. non In ti questo senti momento proprio.
c'ho delle cose, ma sento che questo non è il momento. Sto facendo disegni, e per me il disegno comunque è immagine. Perché tu vieni da una... cioè, sai disegnare perché hai fatto accademia, cose così. Il disegno per me è la prima cosa. Cioè, non voglio... Non è che lo dico con dispiacere, perché la fotografia è importantissima, però devi uscire. Stai dicendo che nasci disegnatore e poi ti sei adattato alla fotografia? Sì, però la fotografia l'ho scelta perché mi ha sedotto, cioè nel senso che io quando ho comprato la macchina fotografica sono rimasto a bocca aperta e dal 77 fino per 30 anni ho fatto 30 anni, 30, 35 ho fatto il fotografo, voglio dire, no, cioè non è che sto in pensione. Tu sei più piccolo di me, dal 77. No. E io sono del 60, quindi nel 77 ho comprato l'Olympus M1 e ho cominciato a fotografare. Da piccolissimo, sì, mi ha subito beccato. E io il disegno lo facevo così, per me era una cosa naturale, quindi non ci ho mai pensato al disegno. Senti, andando avanti, poi parliamo un attimo di questo periodo, andando avanti, una cosa, perché tu non fai solo libri di fotografia intesi con le immagini e basta, ma anche libri scritti, no? Sì, sì, sì. E una delle cose interessanti, che mi sa che era riuscita pure su un Lost Talk, diciamo, di quelli qui a studio. Quello con Dario. Con Dario. Il rapporto con tra scrittura e fotografia, perché questo è importante, perché ho ancora la sensazione che spesso la fotografia venga usata per illustrare delle parole, no? E quindi che rapporto c'è? Cioè, come la... Ma guarda, e questa scelta, cioè questa decisione da un certo punto di fare libri con i testi è arrivata, è divisa in due. Una parte è derivante dalla curiosità, cioè di lavorare con altra gente, cioè di lavorare con persone che sapessero scrivere, che sapessero interpretare il segno della fotografia. Sì, anche perché... cosa hai scelto nel tuo catalogo? Insomma, non è che non lo conosco a memoria. Hai scelto persone che scrivessero di fotografia, sì, fotografi, guarda. So che anche Dario, no, ha fatto qualcosa. Quindi anche sì, quella è stata una scoperta, diciamo, una scoperta sua, mia, soprattutto sua, quella di poter fare libri dove ci fosse la fotografia, che al pari del testo potessero comunicare quello che lui veramente ha dentro, no? Quindi questa cosa è stata bellissima. Cioè, i libri di fotografia... interessante dei libri che raccontino in contemporanea le foto. Io ricordo, ad esempio, un libro di Helmut Newton dove accanto alle foto c'era scritto dei pensieri rispetto a quando aveva scattato, che a me piacque molto, questa specie di backstage. Cioè, possono convivere, non dico uno scritto di uno scrittore con la foto, che trovo già meno interessante, ma i fotografi sono in grado di scrivere? Sì, sì, guarda, Dario è un esempio, ma l'ultimo che abbiamo presentato, uno degli ultimi, è tipo Luca Campicotto, che è un grandissimo paesaggista, che è un grandissimo fotografo, no? Ho sentito l'intervista al vostro canale. E lui è un fotografo che ha confessato volere, da ragazzo, vuole fare il poeta, lo scrittore. Cioè lui si immaginava più scrittore. Non te lo dico, ma pure io. Io ho sempre pensato che dovevo scrivere, ma io ho fatto proprio come discorso egoistico. Ho pensato, siccome io volevo viaggiare, che come facevo a fargli vedere un mio scritto a un cinese o a un sudamericano, cioè uno che lo solo leggeva, che lo traduceva, mentre sono stato sedotto dall'immediatezza della fotografia. Cioè, veramente la prima idea che mi è venuta è stata: faccio il fotografo perché questa qua la posso prendere e portarla ovunque. Okay. E quello mi dice subito: bella, brutta, mi piace, non mi piace. Cioè avevi una traduzione simultanea. La possibilità di essere, come dire, velocemente compreso ovunque. Io non compreso. Io non mi scordo l'interesse che ho avuto e che ho lasciato congelato per il tuo bellissimo lavoro sull'acqua. Non parliamo di me qua, su questo non si parla mai di me. Però per dirti, Luca Campicotto... E sa di saper scrivere e ha trovato, dopo 35 anni, ha trovato l'energia giusta, la concentrazione
per mettersi a scrivere di tutta la sua vita, ma non in senso biografico, autobiografico. Ha scritto dei suoi viaggi, ma non perché dovesse spiegare quel giorno che stava nel deserto, come era fatta la fotografia, dove si è messa, ma sono veramente storie di vita. Dove, e beh, perché comunque sono lo sguardo che ha un fotografo, anche quando lo racconta, è uno sguardo fotografico. Quindi anche la narrazione, sì, se fatta bene, è una narrazione che magari indugia su certi elementi che sono estetici, no? Ma nel caso tuo è proprio letterario, cioè tu leggi quel libro, l'abbiamo fatto in una misura in cui somiglia a quei libri della Delphi, insomma, dove c'è proprio un racconto. E ci sono anche le foto che... Ecco, ora ti chiedevo, ci sono le foto. Però ecco, questa cosa qui, sì, ci sono le foto. Insomma, sono molte di più le pagine, ma c'è un equilibrio bellissimo. Per cui, secondo me è veramente una cosa ottima, utile per andare in un altro territorio. Cioè, tu hai due situazioni, chi ama la fotografia, chi ama la letteratura, le metti insieme e si amplifica l'energia di tutte e due. Cioè, la possibilità che queste cose siano capite meglio da... Veramente, perché abbiamo avuto nelle... Parliamo di nelle pubblico, che cosa... Nelle no, diceva, presentazioni... iniziato nel 94, quanto è cambiata l'editoria? Cioè, oggi che cos'è? Cioè, fare un libro, sai che io faccio, insomma, ho questo magazine, non sono io l'editore, ma insomma, mi dicono sempre, sei pazzo che fai un magazine oggi. Cosa significa lavorare nell'editoria oggi, nel tempo del digitale, di tutto quello che... Guarda, è una domanda sì, molto, molto complicata. No, è una Certo. domanda tosta, perché comunque è cambiato un sacco di cose, sicuramente. Però è cambiato che non c'è stata un'evoluzione di diffusione del libro di fotografia dal punto di vista economico. Cioè, c'è tanta gente che fa libri di fotografia, tantissimi editori che fanno fotografia, ma il 90% di questi libri non sono proprio d'autore. No, sono moltissimi libri su tematiche simili, lo dico spesso, ma mi annoio anche io a ripetere. Cioè, Dai, se tu fammi un vai... esempio. Sì, cattivo, che qui siamo politicamente scorretti. Allora, mettiamo che io sono un fornitore Feltrinelli. Quando io vado da Feltrinelli e vedo che magari hanno uno spazio unico, come se, no? Uno spazio unico, mentre altre situazioni hanno guadagnato territorio, tipo la graphic novel, io l'ho vista nascere, perché quando nel 94 c'era solo Spiegelman con Mouse, c'era una poca roba. Poi dopo, negli anni 2000, c'è stata l'esplosione. E Zero Calcare, voglio dire, un libro di Zero Calcare equivale a tutte le tirature dei libri di fotografia che facciamo in un anno in Italia, ma forse nemmeno. E questo è così, non si può fare nulla. Quindi non è che c'è stato Ma un non costano di più miglioramento. anche, non c'è anche un problema di prezzo? Certo, a parità di pagine tu con un libro di fotografia fai due graphic novel oppure tre, cioè dipende che cosa fai, ma se vuoi fare un vero libro di fotografia di un certo tipo, solo scegliere la tela o un certo tipo di carta, E quindi conseguentemente costa di più. costa di più e poi c'è una moltiplica che devi fare. Se tu, per esempio, un libro costa 2 euro in più rispetto a un altro libro, lo devi moltiplicare per 4 o per 5, quindi ti alza il prezzo di 10 euro. Se tu togli 2 euro lo puoi vendere a 20, quando tu hai pagato 2 euro in più lo devi vendere a 30. È proprio Il sono cose. ricarico della libreria. Esatto. Ma e quindi mi dicevi, tu in questi anni hai visto che invece lo spazio dedicato ai libri di fotografia è sempre lo stesso. Aspetta, non solo, ma laddove lo spazio può essere dedicato, c'è una serie di libri di editori che fanno comunque questi libri anche molto grandi. Parliamo di Taschen, per esempio, Logos, sono dei libri molto grossi, monografici, che figurati che sono importanti, però tu trovi 12 libri grossi che occupano lo Tutto lo spazio spazio. magari di 10 libri più piccoli, no? Cioè, in uno spazio in cui 3 libri grossi stanno sulla cosa, potevano starci 10 libri, magari anche i self-publishing, anche gli editori più piccoli, anche titoli che fanno parte della diversità di cui abbiamo bisogno tutti, no? Cioè, non è che
vado lì e trovo 10 libri della Magnum, per esempio. Non è possibile ancora, cioè la Magnum, voglio dire, ok, esiste ancora, oppure su Salgado trovare 7, 8, 10 libri di Salgado, lo stesso per Steve McCurry, sono quelli. Però questo, non è una, questo è un problema della gente che non li compra o dell'offerta, non ha poco coraggio delle librerie che dice, beh, Salgado lo vendo, quell'altro no? Anche, io non so, è un mix, so solo che per esempio per un libraio, se ha una esigenza di consigliare un libro, va sul sicuro. Se deve vendere un libro di un autore giovane, di una tematica più complicata, deve sforzarsi molto di più. Cioè, però Salgado è anche forse il circuito, no? Perché anche se vai, che ne so, dico prima una cosa antica, il negozio di dischi che praticamente veramente non esiste più, però anche lì trovi 100 CD di Vasco Rossi, altri 50 di Madonna o di qualcuno più moderno, diciamo. Però se poi invece vuoi cercare, però poi esiste un mercato di persone che invece vanno a cercare la musica indipendente. Non esiste un mercato di persone che vanno a cercare il libro di fotografia, chiamiamolo indie. No, no, cioè esiste, magari frequentano dei festival, vanno anche poi ad Arles, vanno anche poi a Ancine. Ma sono pochi e con pochi soldi. Però credimi, cioè se uno vuole fare l'editore analogico che vende in libreria, ma anche che vende online e ha un catalogo, sicuramente il problema della comunicazione, della promozione esiste. Se Feltrinelli può promozionare facilmente nei suoi 100 negozi, poi c'ha il canale televisivo, i suoi libri, capisci che significa? Noi, per noi un libro venduto è una cosa importante. Io sto vedendo i nomi che vengono: Matteo Ballosto, Danilo Donzelli, Lucia. Ti piace, ti piace, ci seguono. Ci salutano, io li saluto. Abbiamo sempre, devo dire, un seguito. Non abbiamo certo le migliaia, manco le centinaia, ma sempre di qualità, a seconda del personaggio. No, è vero. Poi io fai tutti questi, io li sto registrando, poi ti li piazzo a te che ci fai un libro. Sto scherzando. Però insomma sono interessanti tutte queste interviste, secondo me sono personaggi, poi è molto trasversale, questo mi piace. No, ma è bellissimo, cioè stai aprendo e stiamo aprendo a un modo diverso di... Questo è importante, queste domande che tu fai, che proprio perché nascono anche da un non sapere tutto quello che c'è dietro, e non saperlo significa una cosa, saperlo ne significa un'altra. Farlo sapere soprattutto ad altri. E farlo sapere ancora meglio. Per cui questa cosa succede quando c'è una presentazione, ad esempio. Nella presentazione si può parlare di un libro in una maniera molto globale, molto più definita, più raffinata. Per cui non è che parlare di carta o parlare della produzione o dell'allestimento è una cosa stupida o comunque in più. No, fa parte del processo. Fa parte del processo. Quindi... Quante proposte mensilmente ricevi di fotografia? Vabbè, sì, sì, vabbè, insomma, una decina su per giù. 10 al mese. Sì, su per giù arrivano nei progetti, poi non riesco a rispondere a tutti, alcuni si offendono, pensano che uno li snobbi, però sinceramente nel marasma del lavoro non è facile stare dietro a tutto, guarda, veramente. Le fiere, come le vedi? Vediamo un po' la presenza. Io ti ho visto alle poche fiere che ho fatto io, ci sei sempre, quelle di fotografia, che siano... Beh, sono anni che noi abbiamo deciso poi di farle, perché alcune era giusto starci. La fiera di Roma, la fiera del libro di Roma, che io, a cui ero stato invitato già alla prima edizione, e però dissi di no perché non mi sentivo in grado. Poi quando ho visto che era bellissimo, ho aspettato molti anni per rientrare, perché dal primo anno poi quando hanno venduto gli stand, nessuno ha lasciato gli stand, perché è una fiera molto interessante a livello economico. Poi c'è Milano, ho visto anche il MIA, così. Però poi siamo stati molte volte ad Arles, siamo stati, e poi altri festival, Reggio, a Foiano, insomma. Cosa succede se ora le fiere, quando ci sarà una nuova fiera? Immagina questa cosa. Guarda, ho sentito prima Conte, gliel'ho detto di
di sbrigare, yeah, forse facciamo, non lo so. Ma famo la Lost and Found, qui è sempre sì, disponibile. No? Cioè, non so, guarda, è complicata la cosa. Tu avevi, per esempio, avevi preso degli spazi per qualcosa a breve scadenza? Delle... No, no, c'era il Mia, poi c'era Reggio Emilia, il Mia appunto che era lì. C'era lo stand molto bello, è saltato, uno dice che lo faranno a ottobre, ma voglio dire, comunque, hai ragione, non si sa, perché come fai? Cioè, un metro, due metri, già la gente non è che si avvicina facilmente. Cioè, appuntamento telefonico, dalle 15:30 allo stand Postcard, fatti vedere, non lo so. Però mi piace, non ti vedo per niente depresso, eh? No. No. Questo è un buon messaggio che dobbiamo dare ai nostri a quelli che ci seguono. Ti immagini, una domanda che faccio insomma quasi sempre, iconograficamente questo periodo come lo vedi? Cioè, non c'è oggi ho visto questa ho anche postato un articolo che è stato scritto da, non mi ricordo ora come si chiama, insomma, di questa foto, secondo me è molto bella, del tipo in spiaggia e dei poliziotti Robocop che gli arrivano. L'hai vista quella? Sì, ma ci sono delle cose. E quali sono le immagini? Perché ora cominciano a uscirne un po'. Prima non ne trovavamo. Prima è iniziato col Papa, che è stata la prima immagine fortissima che abbiamo quella avuto. Il Papa nella pioggia, bellissima foto. Cioè, immagine. Poi Stefano Cerio ci ha anche suggerito il logo proprio del coronavirus. Visto al microscopio, che c'è una sua estetica pure quella. Sì, non ci sono sì, cioè, al di là di questi droni che vanno. Senti, ma sbaglio o già esisteva un oggetto antistress del genere? Te lo ricordi? Simile. Da... Qualcosa di virus. No, non ci abbiamo... Ma tu lo editeresti, uno che arriverà sicuramente qualcuno che ti propone un libro su questo periodo, no? Guarda, allora, sì, è già arrivato. Già hanno scritto, cioè non è ancora finito niente, non è ancora finito. Racconta queste cose, su. No, dai, già, abbiamo ancora 10 minuti, dai. Già è arrivato, però per dirti una cosa bella che io pubblicherei, per esempio c'è Paolo Ventura su Instagram, che consiglio a chi è, ma penso che molti già lo conoscono anche su Instagram. Lui ogni giorno, ha comprato da, in un posto lì vicino, lui sta ad Anghiari adesso, nella casa di Umbra, e ha comprato della carta da pacchi, larga tipo 100 centimetri per 150. Lo attacca al muro e ogni giorno dipinge con gli acrilici e fa delle cose. Fa un pettine, ma lo fa appunto alto 1,5 metri. E fa un pettine, fa le scarpe sue, fa una persona che fuma affacciata, e fa dei particolari. Ma sono, ho capito, ma sta a dipingere. Sì, ma, sì, ma lui è un fotografo. Lui, lo so, cioè, però lui... tu l'hai data, vabbè, uno fotografo, anche scenografo, che fa, cioè, voglio dire, io non lo saprei fare. Cioè, mi posso attaccare tutto nei 3 metri, ma non so disegnare. Allora, tu mi hai chiesto se dovessi fare un libro sul COVID. Ah. Sul Covid farei un libro su quello che uno, su quello che ha visto, che ha sentito della situazione Covid, non quindi dentro, non fuori, non una cosa tecnica di reportage, dove sicuramente, cioè, io non sono portato io a fare questo, ci saranno libri che faranno vedere medici. Tu appunto ci hai detto che hai iniziato con un libro che raccontava Roma, come mai non ti attrae 20 anni dopo, 25 anni dopo, non ti attrae vedere Roma in questo periodo, tu che l'hai proprio documentato? Perché sì, però non lo so, sì, ho avuto un po' una, quando ho sentito Dario che andava lì a fare queste foto per una, appunto per una, sì, l'ho incastrato io, lo ammetto. Esatto, devo dire che non mi attirava, mi è sembrata una situazione troppo forzata, capisci? Cioè, non lo so, non mi è venuto, no, di... Guarda, io ero contrario, cioè è andata così, che mi hanno contattato a me per fare questa cosa, e ho detto, guarda, io non sono attratto da questa cosa, che io fotografo persone, per cui figurati un po'. Dopodiché ho chiamato un po' di amici, Dario Coletti mi ha fatto chiamare, ho sentito, abbiamo messo dentro Alessio Romenzi, e poi abbiamo, insomma, un gruppo di fotografi.
Dopodiché, siccome mancava un po' di materiale e nel frattempo erano 3 settimane che stavamo chiusi, ho detto vado in giro anch'io. Però io sono andato in giro nei posti del vuoto. Cioè non sono andata a documentare dove c'era già il pieno e ora c'era il vuoto, ma mi sono scelto l'Euro, la più antica. Devo dirti che fotograficamente non era così interessante, esattamente come lo immagini, però invece a livello emotivo... Esatto, è quello che volevo dire. Era molto forte e sono contento di averlo fatto proprio come esperienza personale, cioè andarmene nella mia città in questa situazione, perché secondo me in fondo è un obbligo di documentare, le foto non saranno niente di che, non fa niente, però come esperienza è stata forte. Poi io mi sono scelto il Venerdì Santo, il Papa, ma se non parlato di me non si fa. No, mi hai fatto ricordare che non mi è venuta voglia di fare questa cosa, perché ho sentito questa Roma un po' in difesa, capisci? Cioè, nel senso che io nel libro mio di Roma, per esempio, avevo fatto le foto di Roma senza nessuno, andando in giro o di notte o a Ferragosto, e trovavo la Roma che puoi trovare adesso. Invece, in questa maniera, mi è sembrata come fosse in difesa, e il fatto di fotografarla mi sembrava un gesto un pochettino come di... Di sfregio? No, di sfregio, però era una cosa... è in difesa, cioè non ha scelto Roma di essere... ma la fragilità, no? A noi ci piace fotografarla, no? Se ci piace la fragilità di una persona, però, ci può piacere la fragilità di una città. No, però io ho applicato a Roma, non l'ho vissuta così, insomma, ecco, non mi è venuta voglia di uscire. Sì, mi sentivo più... coccolato da lei da fuori, col pensiero che tutto poi potesse ritornare. Però insomma, chi l'ha fatto sicuramente fa delle foto che sono tutte un po' uguali, poi voglio dire, no? Per questo ti dico che c'è un problema iconografico, ma non parliamo solo di Roma, parliamo proprio del mondo. Però l'emozione che tu hai provato, quella è impagabile. Cioè l'emozione di stare da solo in un luogo, quella la capisco. Non è solo stare da solo, eh? È la tensione, è il modo... È una certa solidarietà di quelli che incontri in alcuni posti, o al contrario, invece il sospetto e lo sguardo strano che hai da parte di altri. Sì, diciamo, sì. Poi magari non sono riuscito a documentarlo, però insomma l'ho sentito e devo dire che è stato interessante. E non vedevo l'ora di tornare a casa. Questa è una cosa strana. Cioè, c'è anche Azzurra Immediato che si è collegata. Ciao. Allora, noi siamo quasi in chiusura perché a 50 più o meno... Instagram ci chiude in faccia. Chiedo sempre, visto che ci seguono almeno di solito tanti ragazzi e tanti studenti, voi sai che noi abbiamo gli studenti nelle varie scuole, che deve fare uno? Perché poi, da quando hai iniziato tu, questa forma autoriale è aumentata, no? Sì. Cioè, mentre prima c'era uno che diceva io faccio il reporter o anche il fotografo di moda, e a un certo punto raccolgo il mio lavoro in un libro che è il momento finale. Però anche se non lo raccolgo, io lo vendo lì o ci ho fatto quel catalogo. Mentre negli ultimi 10 anni forse è aumentato esponenzialmente il numero di persone che pensano per fare gli autori. Sì. Si collocano manco come... Ora, chiamiamola fotografia contemporanea, un termine che io non amo particolarmente. Però insomma, ci sono questi qua... Ciao Maria! Maria Evangelisti! Qua. Ma ha detto che siamo belli con le capocchie. Non la saluto mai, ma ci segue tutti i giorni, la adoro. E quindi, quindi c'è gente che inizia e dice proprio io posso fare un libro a 24 anni, ma io ci avrei mai pensato. 23 anni, 24 anni. Sì, no, certo. Li vogliamo scoraggiare? Gli vogliamo dare una botta sulle ginocchia o gli vogliamo incoraggiare? No. Cioè, hanno sicuramente il diritto. Se li vuoi bastonare, va bene. No, non so, ci possono essere anche dei grandi fotografi giovanissimi, però sicuramente se il primo servizio, sono usciti dalla scuola, il primo servizio pensano che può diventare un libro, sicuramente è più problematico. Ci dovrebbe essere sicuramente una consapevolezza che si acquista non con un anno di scuola, ma con la vita stessa, con leggere i libri, vedere le mostre, girare, leggere poesia, vedere i film, andare a teatro, incontrare persone. Cioè questo qui... Questo spessore. Stai dicendo che la fotografia è relazionata solo alla memoria? No. È che la memoria delle cose fatte entra nella nostra testa e passa attraverso gli occhi. E poi a quel punto sai anche fotografare, sai fare un qualcosa che può diventare libro. Cioè il libro è una cosa in più
Non è, cioè, tu puoi fotografare senza fare i libri, non è che dobbiamo fare i libri per forza. Il libro è una cosa in più, che c'è un senso, però è una delle tante cose che si può fare con la fotografia. Non è, la fotografia esiste e basta. Lo sguardo esiste già da quando tu apri gli occhi e sei fotografo. Tutti quanti siamo fotografi, no? Va bene, io andrei avanti per ore, perché poi te l'ho detto, diciamo quanto parliamo, ma in realtà c'ho tutti i materiali. Poi è veramente votato alla fotografia questa roba. Io poi se volevo ricordare che due giorni fa è morto uno dei più grandi fotografi del mondo, che è Gilbert Garcin. Facciamo un omaggio quindi. No, due giorni fa noi facemmo un libro bellissimo in coedizione con Filigran, un fotografo straordinario, aveva 90 anni, della Corsica, e lui ha 65 anni, quindi ricollegandoci a chi vuole fare i libri a 24 anni, lui a 65 anni ha cominciato a fare il fotografo, ha lavorato fino a 65 anni in un negozio di illuminotecnica, quindi questa cosa se l'è portata dietro. Lui a 65 anni e un giorno, andato in pensione, ha chiesto alla moglie di usare una stanzetta, dove la moglie ha detto sì, vai, e lui faceva delle foto, le ritagliava, le incollava con il vinavillo, faceva dei teatrini dove ritagliava se stesso e ritagliava anche la moglie. Faceva delle foto fra lui, foto surrealissime, metafisiche, ed è diventato lui in pochi anni un personaggio mostruosamente bravo, ammirato, amato, e quindi abbiamo fatto due libri con lui di foto che sono poi adesso nelle copertine. Comprateveli! Ho fatto, lo dico io, non lo dici tu. Ho fatto un disegno dedicato a lui oggi. Beh. È lui che fa questo salto con le ali, e la G è Mr. G, perché lui è appunto Gilbert Garcin, due volte G. Ed era molto, molto amabile, veramente. E allora con questo omaggio io ti saluto, perché mo ci attaccano, siamo a 51, ti ringrazio da morire. Se vuoi in privato suggerirmi qualcuno di nei futuri talk, io sono disponibile, qualcuno chiacchierà come noi. No. Ma sei bravissimo, cioè ti faccio... Ormai faccio questo, io se lo sapevo, invece di tutto quel matto per fare il fotografo, mi metto a fare Fabio Fazio. Però guarda, questa cosa qui ha sottolineato, questo periodo ha sottolineato definitivamente che si può fare cultura anche in questa maniera social, mentre prima non era così, Angelo. La cosa strana è che noi Instagram l'abbiamo sempre vissuto come un fake, per noi fotografi non è proprio piacevole mettere la tua fotina su Instagram e vedere che un imbecille c'ha un milione di follower e tu no, quindi è quasi deprimente, è molto artificiale, e invece in questo caso ci sta invece un rapporto molto umano, no? Con le persone, ci sta... A quelli che siamo simpatici, a quelli che ci odiano, ci possono scrivere le parolacce, va benissimo, però c'è un rapporto molto diretto, no? Cioè, puoi entrare in casa, non sento, hai ragione, non sento nessuna freddezza io, sento, cioè anche se non li vedo, vedo anche i nomi così, e tu stai parlando, io sto insieme vicino a te, cioè sento che c'è un senso questa perché cosa. È un modo per creare una comunità, che era poi la ragione di Lost Talk, ma per assurdo sta venendo molto bene anche, anzi forse quasi meglio, anche perché poi arrivare, ieri stavamo a Bangkok, siamo stati in Spagna, siamo stati da Marco Longari a Johannesburg, anche questo insomma non avrei potuto invitarli. No. Ti ringrazio Claudio. Senti, un bacio a tutti quanti. Sentiamo. Ciao. Ciao, ti stacco. Ciao. Perché abbiamo quasi chiuso. Vi ricordo domani Angelo Turetta, non ve lo perdete, soprattutto se vi piace la fotografia. Poi Angelo è un super comunicatore, oltre che mio omonimo, e quindi non vi perdete. Poi abbiamo giovedì Antonio Marras, venerdì Antonio Mancinelli, caporedattore di Marie Claire. Vi saluto tutti, segnatevi e seguiteci. Ciao.